È un 2019 di svolta. Queste le parole rilasciate in un'intervista dal governatore della Regione Campania, Vincenzo Di Luca, sul nuovo piano ospedaliero, la cui approvazione significa, stando alle parole del Presidente, un passo decisivo. Sicuramente è un 2019 di svolta, intanto perché abbiamo approvato finalmente, dopo anni e anni, il piano ospedaliero. L'approvazione del piano ospedaliero della Regione significa cose molto semplici, ma decisive, cioè poter stabilizzare migliaia di precari che stanno lavorando da 15 anni in qualche caso nei nostri ospedali, significa poter varare un piano per nuove assunzioni per 4.000 dipendenti. Sapete che abbiamo perso in questi 7-8 anni 13.500 dipendenti, abbiamo la possibilità di varare decine e decine di concorsi oltre quelli che già stiamo facendo. E abbiamo poi la possibilità di dedicarci al miglioramento del servizio alla persona, quindi riduzione ulteriore delle liste di attesa e miglioramento, come dire, proprio del servizio ai singoli cittadini. Dunque si apre un 2019 impegnativo e credo che cominceremo ad imboccare la strada che ci porterà ad essere fra le prime sanità d'Italia. Già oggi per alcune branche noi siamo fra i primi d'Italia. Siamo qui a Ruggi d'Aragona, è uno degli ospedali di eccellenza nazionale ed europeo per quanto riguarda la cardiochirurgia. Abbiamo realtà di eccellenza al Pascale, al Cardarelli, al Santo Bono, all'ospedale dei Colli. A volte immagini che troviamo sulla stampa sono falsificatrici di una realtà che è eccezionale in tanti casi. Dunque, un anno impegnativo, dobbiamo continuare ad andare avanti così con grande tranquillità e credo che stiamo uscendo dalla fase di emergenza che ha vissuto la sanità campana per 10 anni.